Si aspettava un benvenuto da parte della squadra, 0 punti riportati a casa, però sotto l'aspetto dell'impegno e della prestazione direi che forse di più non potevate fare, era complicato. Sì, mi sarei aspettato magari un risultato positivo, ma non posso recriminare niente ai ragazzi perché hanno dato tutto, sia sul piano agonistico e anche sul piano tattico e anche tanta qualità in campo ho visto, quindi... E i ragazzi hanno disputato una grande gara, in secondo tempo abbiamo giocato gran parte del secondo tempo nell'area avversaria, forse non so, devo ancora andare a dare un'occhiata meglio. A quel contatto finale tra Michielin e Manfrellotti, sì. Se non erro. Sì, tra il portiere e il nostro attaccante, perché penso che ci potevano stare gli estremi per un calcio di rigore. Quale può essere la cura migliore, la medicina migliore? Io credo che a livello mentale uscire fuori con 0 punti, insomma, abbatterebbe anche un toro, però c'è bisogno di uno scossone per cambiare le sorti di questa stagione, Presidente. Onestamente la prestazione di oggi mi incoraggia perché abbiamo fatto una grande gara. Sì, i punti, il risultato positivo ci avrebbe sicuramente ricaricato, anche perché abbiamo altre 2 gare molto difficili. Però io credo che questo è un buon punto di partenza perché ho visto una squadra viva, una squadra a lottare su ogni pallone, ho visto una squadra capace di mettere in difficoltà l'Aquila, che è una big del campionato, che ha calciatori importanti, sono entrate delle riserve, erano dei calciatori di tutto rispetto a quelli che giocavano, quindi diciamo che aveva quasi 2 squadre, quindi io onestamente sono molto contento, non dobbiamo perderci d'animo, dobbiamo continuare su questa strada e credo che sia la strada giusta. Presidente, prima di salutarla, in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura, le chiedo, le avete viste tutte perché è terminato il girone di andata e questa è la prima di ritorno, mi dà una favorita su tutte rispetto a quello che ha visto ovviamente, che ha potuto giudicare? Grazie per i complimenti. E onestamente il campionato è molto livellato, si può vincere e perdere con tutti, anche con quelle sotto a tutto, quindi una favorita precisa non la so dire, però quelle che 4 che stanno là sopra sono tutte candidate a vincere il campionato.